Ciao amiche, ciao amici, ecco dei consigli pratici per aumentare l'autostima. Intanto bisogna tenere presente una cosa: è sbagliato credere che l'autostima sia un qualcosa che c'è o che non c'è. È sbagliato credere che alcune persone nascano con una forte stima in se stesse e altre nascano con una bassa stima in se stessi. Non è così. L'autostima, come tutto nella vita, si può costruire, si può cambiare, e come tutto nella vita cambia. E perché possiamo crescere l'autostima? Proprio per questo concetto, che diciamo di origine buddista, che tutto è in costante trasformazione, tutto è impermanente. E quindi, se tutto è impermanente, tutto cambia, io posso cambiare, posso migliorare l'autostima. Il problema è che se non so quello che devo fare, vado a caso, può darsi che l'autostima aumenti, può darsi che l'autostima diminuisca, può darsi che un po' aumenti, un po' diminuisca e alla fine la percepisco più o meno costante, ma sempre con delle variazioni. Quindi tutto cambia, possiamo cambiare, l'autostima può cambiare, possiamo migliorarla, dobbiamo decidere come e cosa fare per migliorarla. Allora, per migliorare l'autostima praticamente ci sono due cose fondamentali da fare. C'è quello che viene chiamato outer game, gioco esterno, e quello che viene chiamato inner game, gioco interno. Allora, per migliorare l'autostima devo giocare all'esterno e quindi devo fare delle azioni all'esterno. È ovvio che ogni volta che conquisterò un oggetto di desiderio, ad esempio, la mia autostima aumenterà. Ogni volta che riceverò gratificazioni in qualche modo perché riesco a conquistare fondamentalmente qualcosa, la mia autostima cresce. Io devo cercare di ottimizzare la conquista di oggetti di desiderio e quindi devo scegliermi gli oggetti di desiderio giusti, perché se io vado a scegliermi un oggetto di desiderio che è, diciamo, al di fuori della mia portata, quindi devo essere in grado prima di fare una, poi posso salire finché voglio, ma per fare un esempio, se il mio oggetto di desiderio è la principessa Kate Middleton, per dire, che per conquistarla A dovrei conoscerla, B c'ha già due figli col principe ereditario, lì, chi cavolo è? Insomma, tutte queste cose, è ovvio che se la mia autostima è basata su quello, non riuscirò e la mia autostima probabilmente cadrà, ok? Quindi devo iniziare a scegliermi gli obiettivi giusti. Un obiettivo deve essere un obiettivo smart, deve essere specifico, misurabile, ma anche accessibile. Ed è accessibile e realistico. Inizialmente conviene scegliere obiettivi che posso raggiungere abbastanza facilmente, perché comunque questi vanno a crescere la mia autostima. Nella seduzione non devo puntare subito a Miss Mondo, devo scegliermi quelle che già manifestano degli interessi. L'abilità è quella di capire, ad esempio, tra gli uomini e le donne, quelle che manifestano degli interessi nei tuoi confronti, iniziare a coinvolgere quelli. Non importa che poi devi fare chissà che cosa, ma questo farà crescere la tua autostima e se la tua autostima cresce, tu avrai, potrai puntare molto più in alto perché avrai più risorse automaticamente. Questo è l'outer game. L'inner game è il gioco interno. Devi fare delle meditazioni, delle visualizzazioni. Avere una filosofia di vita che ti permette di capire che l'autostima devi trovarla dentro di te. E quindi ho fatto diverse di queste meditazioni, diversi video, se vai a cercarli li trovi, dove tu fai crescere le tue risorse, vai a sviluppare la tua forza interiore, vai a elaborare fortemente il concetto che dentro di te sta la felicità e la felicità e la forza devi trovarla dentro di te. Questo è un percorso parallelo. Portando avanti questi due percorsi avrai un'autostima veramente, veramente alta e si innescherà un loop positivo, per cui sarà molto più facile che farai delle azioni vincenti e quindi andrai sempre a fortificare, perché poi è quello che succede, come dicono, i ricchi è più facile che diventino ancora più ricchi e i poveri ancora più poveri, perché i primi sono in un loop positivo, in questo caso dal punto di vista della ricchezza, i secondi in un loop negativo. Quindi la trasformazione in un caso avviene in crescendo, nell'altro caso avviene in decrescendo. E così è per l'autostima. Tu devi entrare in un loop positivo e vedrai che giorno per giorno la tua autostima aumenterà e tu starai sempre meglio. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. E mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!